Le faccio un passettino indietro e mi riferisco a due aspetti molto importanti, secondo me, che sono stati detti anche oggi. Mi è piaciuto moltissimo la citazione del professor Lopez sulla zona crepuscolare, cioè proprio questo pezzettino buio che c'è tra quello che è la storia e la memoria. Perché mi collego a questo, a una bellissima frase detta da Enrico Calamai a Roma, Bologna, La Sapienza. Enrico Calamai è stato console argentino e ha salvato tantissime persone dalla famosa strage di Desaparecidos, insomma, e ha lavorato veramente tanto, è stato un po' un Schindler delle zone argentine, insomma, e anche lui ha detto la memoria, ha fatto una metafora molto bella, tra l'altro apprezzata da dei ragazzi di 10 anni, 11 anni, il che è abbastanza raro, e la memoria non è un negozio illuminato, un bel negozio, la memoria è una soffitta polverosa dove ogni tanto entra un raggio di luce, perché in effetti è questa la memoria. Se effettivamente mancano alla fine i testimoni del loro vissuto, no? Quindi manca una Marina Gamberini per la strage di Bologna, una Poli Patrizia, che sono le stesse testimoni che hanno incontrato i ragazzi del Belluzzi, no? Dove effettivamente loro sono la testimonianza e loro sono il collegamento con il passato. Se tutto questo viene a mancare, chi porta avanti la memoria? Ecco perché sono importanti poi i giovani e i lavori che effettivamente si fanno all'interno delle scuole. E quindi è fondamentale questo, e fondamentali sono gli altri grandi testimoni. Greta, una delle ragazze venute a Roma, ha detto: ho visto Benedetta Tobagi che quando mi dava i libri alla Sapienza aveva gli occhi lucidi. Quindi se una ragazza di 11 anni, che l'età, non so l'età delle superiori come sia, ma l'età delle medie è micidiale, e questi sono ragazzi di prima media adesso, il lavoro è stato fatto l'anno scorso, se una ragazza che proprio le cose importanti sono il telefonino, l'auricolare e quant'altro, si accorge di un punto del genere ed è invogliata a leggere il libro che Benedetta le ha dato o a cercare notizie su Benedetta e su papà Walter, secondo me questo è veramente il punto d'inizio per loro, per il loro cammino legato appunto al discorso della conoscenza e della memoria. È vero il discorso dell'importanza della testimonianza, dei testimoni, cioè dentro le nostre scuole devono comunque entrare queste persone. È difficile per loro. Marina Gamberini ci aveva informato Cinzia che era la prima esperienza che faceva all'interno di una scuola elementare, e quindi la commozione di queste persone comunque trasmette qualcosa. A volte penso più per i piccolini che non per i grandi possono farci anche un discorso storico, culturale, sociale, politico dietro, per i piccoli è difficile, veramente l'emozione di una Marina Gamberini, i bimbi se ne sono accorti, che muove le gambe in modo nervoso, e è rimasto storico il gesto di Marina, si sfrega le gambe perché non sa come rispondere a certe domande, quelle sono le cose che secondo me ai piccolini restano di più. Per cui è difficile lavorare con dei piccoli, e è difficile perché c'è tutto un contesto storico e politico che comunque deve essere inquadrato, perché non si può parlare della strage di Bologna, della strage di Ustica senza comunque contestualizzarlo. E stessa cosa abbiamo fatto per Fossoli, stessa cosa abbiamo fatto per Sabbiuno, che esattamente sta a 5 km da Rastignano. Questo è un pochino il lavoro, non ve lo faccio vedere assolutamente perché è eterno, dura 50 minuti. Quello che mi interessava un attimino era farvi vedere effettivamente effettivamente il lavoro è un lavoro di collaborazione con un aspetto storico sicuramente, e collaborazione con chi questo ci ha dato, perché è difficile parlare di storia e di politica dei bambini di 10 anni. Con Cinzia e con Chiara Luppi, che è stata la laureanda che poi ha presentato il lavoro come tesi di laurea all'Università di Bologna in scienza della formazione, sono state molto brave perché sono
sono riusciti a presentarci, e questo è il loro lavoro, cioè presentare il 2 agosto e poi conseguentemente Ustica dal punto di vista politico, che era la cosa in un certo senso più difficile. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto con dei fumetti, con un bellissimo libro a fumetti che parla a ragazzi e a bambini di cosa effettivamente sia successo il 2 di agosto, e di conseguenza è il fumetto che comunque li ha prevalentemente attratti ed è stato il punto più accattivante per loro, con tutta una serie di domande che al fumetto si potevano un attimino porre. E questo è il pezzo che ha commosso molto, quindi qui gioca molto un ruolo la commozione, no? Cioè il bimbo che guarda effettivamente l'orologio e il bimbo che dice mamma, insomma sono qua, fondamentalmente questo bimbo poi alla fine non c'è più. E quindi si parte, in che modo? Con l'operatività. Penso che gli studenti di Belluzzi e Serpieri lavorino comunque anche loro per operatività, ancor più bisogno ce n'è per dei bambini delle elementari. Quindi siamo partiti per Bologna, quindi siamo andati a Bologna, stazione del 2 agosto di Bologna, con tutti i ragazzi, con Chiara che ha fatto appunto la sua tesi di laurea e soprattutto con tutto il lavoro che prima Cinzia con Chiara avevano comunque offerto ai ragazzi, perché abbiamo poi unito quello che avevamo avuto per imparare qualcosa a quello che effettivamente poi loro hanno provato. Quindi l'aspetto più prettamente storico, quindi con fotografie e con immagini, filmati e parti di giornali, quindi stralci di giornali per ricordarci effettivamente cosa è successo il 2 di agosto. Quella era la caduta sulla sala, appunto la mensa, dove su con gli uffici c'era appunto Marina Gamberini, che si è salvata contrariamente alle sue sei colleghe di lavoro. Quindi per i ragazzi è stato tutto un lavoro completamente attivo, intervallato, perché questo lavoro in PowerPoint l'hanno poi preparato loro, sotto c'è la musica, sotto ci sono le voci, tutto è inutile, adesso non c'è il tempo per farlo sentire. E comunque tutti i collegamenti li hanno fatti loro, no? Il rivedere queste foto e sapere che comunque qui sotto da una parte c'era stata Marina Gamberini sotto alla freccia viola, appunto c'era stata lei, e dall'altra parte c'era Giuseppe Soldano. Giuseppe Soldano è stato un altro grande testimonianza per questi ragazzi, perché Giuseppe Soldano era un ragazzo di 14 anni che viaggiava con lo skate, e questo è piaciuto da matti ai bimbi, perché effettivamente grazie al fatto che qui ci vanno anche cose che forse possono sembrare per dei grandi sciocchi, ma ha ubbidito al suo papà, cioè nel senso che il papà è andato a prendere dei panini e il bimbo non si è mosso da lì, il papà ha scavato con le mani per ritrovare il corpo vivo del figlio. Quindi questi sono comunque flash anche educativi che comunque si danno dei bambini piccolini, insomma. E qui c'è tutto proprio l'aspetto più pratico, no? Del dove siamo effettivamente, di quello che abbiamo effettivamente visto, e guardate cosa colpisce l'occhio ad alcuni bimbi piccoli. Viene colpito prevalentemente da, adesso ci arriviamo, qui era il confronto, Patrizia Poli si trovava al terzo binario, quindi ci siamo mossi dal primo binario al terzo binario. Qui c'era un'altra persona che è stata salvata grazie a uno scarico, Tonino Braccia, a uno scarico dell'acqua di un treno, si è salvato perché l'acqua del treno lo ha rinvenuto e quindi si è salvato per questo. Ci saranno poi dei riferimenti a queste persone. E poi appunto c'è tutto il discorso dell'immagine, queste sono immagini più prettamente storiche che sono servite. E qui i bimbi hanno notato, scusatemi il mio bimbi, ma sono in effetti piccolini, qui in parallelo al centro Montanari, quando siamo andati a lavorare anche con Ustica, c'era una mostra di tutti i testimoni, di alcuni testimoni del 2 agosto e sopravvissuti, e questo è piaciuto moltissimo ai ragazzi, perché poi hanno interagito con le immagini dando i loro commenti comunque a tutte le foto. Sono attratti da qualcosa, non hanno capito, cioè hanno capito che c'è qualcosa di strano in tutto questo, ed è un quadro che è appeso alla stazione di Bologna e che nello scoppio non è caduto. Quindi questi sono i flash che in un certo senso
comunque servono a dei bambini piccoli, è rimasto e se sono accorti che è lo stesso quadro che comunque c'è adesso in sala d'aspetto a ricordo di della bomba, appunto. Questo è il cammino che abbiamo fatto, i segni comunque, la capacità dei bambini che hanno, e secondo me è importante anche lanciarlo un messaggio anche ai grandi, ai ragazzi grandi, di come effettivamente lapidi, segni, memoria, scritte, comunque sono anch'esse tracce di cose che sono accadute appunto in ogni città d'Italia o in ogni città del mondo, per cui l'imparare a riconoscere le tracce visive che ci possono essere appunto nel percorso di turisti e di cittadini. Qui abbiamo Patrizia che ci narra tutta la sua storia, e questo è stato veramente due incontri a scuola, perché il percorso si è organizzato in 11 incontri con Patrizia, Cinzia, la laureanda, e due sul campo, dove abbiamo coinvolto sia il dottor Bolognesi, presidente dell'associazione del 2 agosto, sia professoressa Daria Bonfietti di Ustica. E quindi c'è tutto il percorso appunto più schietto, insomma, più vivo per i ragazzi, e anche qui cose di cui si accorgono che gli adulti non si accorgono. Siamo alle 10:25 dello stesso della giornata di aprile dell'anno scorso, l'orario coincide, sono piccolezze che però comunque permettono di vedere come l'attenzione dei ragazzi e dei bambini è comunque grande, forse più grande dei nostri. E qui parte il lavoro più difficile: come lo motiviamo, come motiviamo a dei bambini di 10 anni quello che è accaduto. E qui effettivamente il lavoro grossissimo è stato fatto dalla persona che nessuno chiama più professoressa Venturoli, buongiorno, è Cinzia per tutti, ed è grazie a lei appunto che nelle scuole entra molto questo discorso, fare l'aspetto più prettamente storico-politico, cosa succedeva in quegli anni e cosa effettivamente ha portato a questo discorso di stragi. Altra cosa, né io né Cinzia ce ne eravamo accorti, striscione del comune di Pianoro, se ne sono accorti i bimbi, forse siamo un po' tonte noi, siamo, forse i ragazzi lo sono meno, lo sono, però effettivamente sono queste le cose che comunque colpiscono i piccolini. E qui parte la cosa più difficile: cosa ha fatto accadere tutto questo? Premetto che dentro la nostra classe avevamo quello che Cinzia chiamava il genio storico, cioè un bambino appassionato di storia, ce ne erano veramente due, che l'ultima domanda che hanno fatto indirizzata alla Cinzia è stata: chi è stato il movente politico, l'uomo politico dietro a tutto questo, per cui era una classettina di un certo livello, insomma, e quindi si è comunque potuto affrontare un discorso di questo tipo, certo in modo molto semplice, perché sono discorsi difficili. E quindi è vero il discorso che è stato fatto prima, mi sembra, da Riccardo, che diceva insomma, non è che poi la scuola abbia tutte le responsabilità di questo non sapere. In occasione del 30° della strage vidi al mattino della Storia Siamo Noi il programma di Minoli, dove venivano intervistati ragazzi 18enni, 20enni di Bologna, e appunto nessuno sapeva cosa fosse successo il 2 agosto. La strage sono state le Brigate Rosse sicuramente, dopodiché da lì è partito il flash. Vediamo com'è il punto delle famiglie, cioè cosa hanno fatto le famiglie per fare in modo che dei ragazzi di 20 anni tutto questo non lo sappiano. Allora abbiamo portato dei questionari dentro anche alle famiglie per cercare di capire e di contestualizzare le famiglie dal punto di vista proprio logistico, dove si trovavano il 2 agosto, e storico. Abbiamo dei genitori che avevano allora 4 anni, quindi è capibile, molte persone di fuori Bologna, per cui forse noi siamo bolognesi, sentiamo di più certi tipi di discorsi, però è anche vero che, come Marzabotto ha lavorato l'anno scorso, io nel ciclo precedente ho lavorato comunque alla strage di Capaci, anche se non è Bologna, insomma, non è quello il discorso, è probabilmente proprio una società, una famiglia che si interessa più di altre cose e menziona meno gli aspetti più prettamente storici della nostra Italia, insomma. Quindi c'è proprio tutto il discorso più legato al inquadriamolo dal punto di vista storico. Che cosa effettivamente succedeva in quegli anni, l'allarmismo che in quegli anni si voleva in effetti creare,
per mettere paura, e poi tutti i vari depistaggi, quindi l'aspetto più storico, detto brevissimamente, perché comunque i bambini hanno un'attenzione, però un'attenzione abbastanza labile e soprattutto molto entra ma molto anche esce, per cui bisognava dare informazioni piccole, chiavi ma fondamentali. E da lì appunto il discorso dei Ciavardini, Fioravanti e Mambro, che alcuni bambini chiesero alle nostre testimoni come vi sentite dentro, sapendo che con 6 ergastoli dopo 15 anni queste persone sono già fuori, effettivamente, e sono domande che si sono posti bambini di 10 anni, insomma, quindi anche questo fa di che pensare, insomma. E quindi c'è un po' di aspetto storico, insomma, perché è importante comunque ricordare in questo senso, e soprattutto è da questo che noi traiamo insegnamento e portiamo avanti il discorso per le nostre generazioni future, insomma. E poi si parte, si chiude il lavoro, si chiude con dei flash riguardo alla mostra che era stata fatta al Centro Montanari vicino al Museo della Memoria, e poi appunto questo è tutto l'aspetto del che abbiamo svolto all'interno del Centro Montanari. Fortuna, perché noi eravamo lì per vedere il Museo di Ustica e c'era anche questa mostra legata al 2 agosto. Qui sono tutte azioni interattive, perché i ragazzi si sono volutamente messo, questo è Giuseppe Soldano sotto lo skate, no? Quindi si è salvato in un certo senso grazie a questa ubbidire a papà. Hanno scelto i ragazzi il testimone che più poteva in un certo senso caratterizzarli o farli sentire bene o male dentro, e poi ci sono tutte le varie registrazioni in questo senso, quindi sono state scelte dirette appunto fatte da loro. Mostra tra l'altro molto bella, che è stata anche a Palazzo da Curzio. Io avevo visto con mio marito in Palazzo da Curzio, mi sembra l'anno prima, insomma. E poi ci si sposta. Questo era Eliseo Puscher che abbiamo visto in Senato alla premiazione del lavoro, e poi appunto la Marina Gamberini, che effettivamente è stata la parte forse più importante, perché emotivamente li ha un attimino più attratti, insomma. Volevo farvi vedere invece, partire per andare invece a quello che è il lavoro invece di Ustica, per poi le strade si dividono, siamo ad Ustica e le rotaie della vecchia tramvia, abbiamo un po' usato la metafora con i ragazzi, ci portano comunque da un 2 agosto a una strage appunto di Ustica, e da qui è partito tutto il lavoro, molto più breve, molto più piccolino, perché in effetti in un anno si riesce a fare veramente tanto ma poco, perché anche il discorso di Riccardo sui programmi, qui ci sarebbe da aprire un baratro sui programmi delle scuole, specialmente i programmi delle scuole elementari. Noi arriviamo a studiare fino ai romani, poi i ragazzi saltano tutto il periodo delle medie, perché le medie va dalla caduta dell'impero romano d'Occidente in avanti, e i concetti chiavi li riprendono a 16, 17, 18 anni, per cui c'è un buco in mezzo di capacità di comunque assorbire, fare loro altri concetti, che proprio volano completamente. Quindi questo è un grandissimo errore di quello che è stato fatto nella riforma sui programmi della scuola elementare. E Ustica, l'attività di Ustica che è stato fatto con Daria, bellissimo il museo, chi non c'è andato, questo è anche un input ai ragazzi delle superiori, andate a vedere il museo di Ustica, perché veramente nella tristezza del fatto è un museo di una bellezza unica per quello che effettivamente trasmette, un pezzettino della storia di Ustica, di cose con Daria che quel giorno era arrabbiatissima perché erano uscite delle strane voci sul giornale, per cui si ritornava all'ipotesi di esplosione in vola e non di missile. E poi c'è un pezzettino molto bello, questo per ricordare, questo ve lo faccio sentire perché ne vale la pena, per ricordare esatto, alziamo un attimo il volume, è l'unica diapositiva dove non c'è musica e dove parlano i ragazzi. Poi Thank you.
erano le voci che il Bolsanchi aveva previsto, ipotizzato, si fossero detti i bambini sul 19 due minuti prima dell'esplosione. Il gioco, tra virgolette, che fece con loro Daria era andare in questi specchi neri, che sono lo specchio della vergogna in un certo senso, andare ad ascoltare quello che si erano detti ipoteticamente e ricordarsene nella mente. Anche lì Daria si è meravigliata perché se le sono ricordate tutte. E quindi questo è un lavoro effettivamente molto diverso da quello che fanno i ragazzi delle superiori, perché comunque è un lavoro espressivo ma nella concretezza, perché comunque a 10 anni si deve ricordare questo, e a 10 anni, come chiude il video, nonostante tutto continuiamo a sognare, abbiamo messo in negrita come musica, perché è vero, a 11 anni comunque i bimbi, nonché i ragazzi, devono continuare a sognare, devono comunque continuare a conoscere quello che effettivamente è successo nella nostra Italia, però con, come diceva prima Isabella, con un attimo di positività, insomma, perché è poi bello sorridere anche alla vita, insomma.